tutti, saluto e vi ringrazio della vostra consueta presenza. È un nostro piacere e onore avervi qui sempre, non solo i genitori, ma anche gli appassionati e gli amici che vogliono seguire questa manifestazione. Allora, innanzitutto un grazie a voi di essere qui, dopodiché vi rassicuro del fatto che non sarò io a presentare, quindi non avrete fortunatamente la mia presenza qui questa sera, ma ci saranno con me due splendide ragazze, Lago Negresi, Veraci. Allora le vado a presentare la prima, accoglietele con un grande applauso. La prima è Filomena Falabella. Buonasera. Buonasera, buonasera. E la seconda è Maria Nives Riccio. Buonasera. Allora, vai al tuo posto. Sicuramente vi lascio in bella presenza, in bella compagnia. Ci vedremo più tardi, vi auguro uno splendido spettacolo, divertitevi, ma soprattutto caricateci di energia. Buon divertimento. Ragazze, in bocca al lupo. Buonasera. Come ha detto Enzo, benvenuti al 15° spettacolo di danza organizzato dalla Fitness & Dance. Di anno in anno le emozioni che questo spettacolo ci ha riservato sono sempre state crescenti e oggi sarà per tutti voi una serata indimenticabile, grazie all'entusiasmo, l'energia e la voglia che i ballerini cercheranno di trasferirvi. Tutto quello che vedremo questa sera sarà frutto della loro voglia di dimostrare quello che hanno appreso e studiato durante questo duro anno di lavoro. Quello che però sicuramente servirà a tutti noi, presentatrici, staff e ballerini, sarà il vostro tifo e il vostro applauso. Prima di iniziare però bisogna un po' raccontare quello che la Fitness & Dance è nel tutto il circondario di Lago Negro. È stata fondata da Enzo nel 1998, è cresciuta tantissimo negli anni ed è diventata oggi una delle palestre di riferimento per tutti gli sportivi della zona. Sì, infatti come si può dimostrare, io e te siamo proprio la prova tangibile dei duri allenamenti di Enzo. Sì, io e te. Parlando seriamente, quello che si può trovare all'interno della Fitness & Dance è serietà e professionalità da parte di tutti e inoltre ci si sente all'interno di una grande famiglia. È vero, come è vero che la scuola di danza classica e moderna della maestra Raffaella è una delle migliori espressioni che la danza può avere nel Lago Negrese. Il lavoro che Raffaella fa durante l'anno è duro e selettivo, ma il risultato è quello che ogni anno ammirate e apprezzato, non solo dai parenti ma anche da tutti i conoscitori della danza. Non a caso ogni volta che i ragazzi partecipano a degli stage in ogni parte d'Italia ricevono comunque dei complimenti da parte dei maestri. Detto questo, accendiamo i riflettori su quello che è lo spettacolo, il vero spettacolo. Si dividerà in quattro parti. La prima parte vede impiegati gli allievi e le allieve nella parte tecnica, accademica. Nella seconda parte i ballerini metteranno in scena il balletto Gaieté Parisien di Jacques Offenbach. Nella terza parte invece ci sarà un mix di discipline del mondo del fitness e del combattimento con spinning, zumba e kickboxing. La quarta parte è il finale, che è sempre tanto atteso, con un medley di musiche, di colonne sonore e di film. Passiamo ora alla presentazione della prima parte, con un titolo che è tutto un programma, A passo di tango. Come abbiamo detto prima, la prima parte tratterà la tecnica accademica, che è l'espressione della pura arte della danza, con i vari livelli e le varie difficoltà che si affrontano tra i diversi corsi. Ogni corso metterà in mostra un livello di difficoltà diverso, a partire dalle più piccole, che dovranno affrontare soprattutto la coordinazione tra il loro corpo, lo spazio che le circonda e la musica, fino ad arrivare alle più grandi, che esprimeranno tecniche e passi di grande difficoltà. Le musiche di questa prima parte sono di vari autori, le coreografie curate da Raffaella Croce e gli interpreti sono, al primo corso, Rita Caianiello, Chiarelli Martina, Teresa Di Lascio, Rosi Fragapane, Fabiana Ielpo, Isabella Martorano, Margherita Mastropierro, Francesca Palmieri e Martina Verbena. Terzo corso superiore, Francesca Brigante, Stefania Camardo, Giusy Cascone, Raffaella Cirigliano, Valentina Coriglione, Martina Forastiero, Rosa Chiara Funicelli, Irene Lardo, Donata Leone, Maria Vittoria Maio, Federica Nacci, Felice Orlando, Miriam Orlando, Sofia Picarella.
al quarto corso superiore Domenica Di Lascio, Luciana Di Lascio, Rosanna Ielpo, Mariele Rimoli, Giovanna Torchetti, Arianna Vaiano, Aurora Verbena, Maria Grazia Zaccara. Quinto corso superiore, Carlotta Borreca, Chiara Carlomagno, Emanuele Esposito. All'ottavo corso, Federico Delia, Roberta Laoletta, Francesca Scodellaro. Vi auguriamo di divertirvi ed emozionarvi davanti all'esibizione a passo di tango. Accoglieteli con un grande applauso. Buona visione. Okay. Dunque, ora stiamo per assistere all'esibizione a passo di tango, che è la prima esibizione per quanto riguarda il ballo classico. Ok, buon divertimento. Ciao. Ciao. Siamo di nuovo Neger. Sì, abbiamo appena assistito alla prima coreografia. Bella. Anche se sembra che sia già pronta la seconda. Va bene, buon ascolto. Buona visione.
Ora abbiamo assistito a un'ulteriore coreografia e da quando pare stiamo per assistere a quella delle ragazze più grandi. Buon ascolto. Ora dunque stiamo per assistere all'ultima performance di questa tipologia e dopodiché passeremo alla seconda fase. Thank you.
Ora abbiamo visto l'esibizione degli alunni dell'ottavo corso e ora sta per esserci il grande finale. Stiamo dunque per passare alla seconda parte del saggio. Manca solo l'ultimissima esibizione della prima. Thank you.
Abbiamo, ecco, c'è un altro balletto a passo di tango. Erano le ballerine di Raffaella Croce e Enzo Ghizzoni. Un grande applauso da casa, sicuramente. Sono veramente, veramente brave. Sì, ora vediamo l'esibizione delle piccoline. Sono veramente, veramente belle. Sì, sì. A voi una buona visione, grazie. Thank you.
qua, abbiamo assistito un altro balletto. Allora, ecco, andiamo un po' più, diciamo, con l'avanzare dell'età. Sì, siamo stati più piccoli e più grandi. Ok, siamo di nuovo. Facciamo un grande applauso a questi magnifici ballerini. Sono davvero spettacolari, spettacolari. Un ottimo inizio per questo saggio. Al passo di tango. Sì, passo di tango, scusate. Un ottimo inizio per questo saggio che si preannuncia essere uno dei migliori mai. Ma guarda che è qualcosa di incredibile. Raffaella ha organizzato, diciamo, questo ballo. Guarda, io non so, Raffaella dovrebbero fare una statua per la pazienza che ha ad imparare, diciamo tutti i passi e fargli ricordare tante cose. E diciamo, anche per il grandissimo contributo che dà alla danza e quindi anche all'arte lavonegrese. Cioè, è veramente, veramente fenomenale. Diciamo, un grande applauso a questi magnifici ballerini. Ecco, di nuovo, siamo di nuovo, ecco, rilasciamo la parola alle presentatrici. Sia fisica che economica, e noi fortunatamente quest'anno abbiamo trovato alcuni amici che hanno voluto affiancarci fortemente nell'organizzazione di questo spettacolo. Ringraziamo quindi il Megastore Gran Sole, sito in località Lago Sirino, sicuramente il riferimento commerciale per tutto il Lago Negrese, l'ampliamento e l'ammodernamento, così che una bella realtà creata dalla famiglia di Lascio si trasformasse in un luogo che ha tutte le caratteristiche dei centri commerciali, ma che conserva il rapporto umano e cordiale con i suoi clienti. Il Megastore oggi offre, oltre ad un fornitissimo reparto alimentare, un ricco spazio riservato all'abbigliamento casual e sportivo e un grandissimo punto UPIM. Non perdete le grandi offerte proposte ogni mese, garanzia di risparmio e qualità. Un ringraziamento speciale Enzo lo vuole riservare a Nicola Carlomagno, che quest'anno ha confermato la sua presenza al fianco della Fitness & Dance, con l'azienda che gestisce insieme al fratello Antonio. La ditta Carlomagno Costruzioni è una delle aziende storiche del Lago Negrese, che di generazione in generazione è cresciuta enormemente, riuscendo ad imporsi nel mercato di tutta Italia. Il loro nome è sinonimo di serietà, qualità e professionalità. Splendidi infatti sono gli appartamenti appena ultimati ed in vendita qui a Lago Negro nei pressi dello svingolo dell'autostrada. Non perdete l'occasione di visitarli. Quest'anno si è aggiunto un altro amico che supporta questa fantastica manifestazione. Un'altra storica azienda di Lago Negro, l'Autoscuola Lago Negrese, società creata da Raffaele Falabella nel 1972 ed oggi gestita in modo eccellente dai figli Pino e Totino. L'Autoscuola Lago Negrese oggi offre formazione teorica e pratica per il conseguimento di tutti i tipi di patente, anche con supporto multipediale completo. Inoltre dispone di un autoservizio con minivan 8 posti.
Vi lascio ora ad una pausa di 10 minuti per ritrovarci poi con il balletto. Grazie per aver. Ok, abbiamo ascoltato le nostre presentatrici che hanno, diciamo, un po' ringraziato un po' i vari sponsor che hanno partecipato a questo quindicesimo spettacolo di danza. Sì, a breve avremo sul palco. Tra 10 minuti, hanno detto una pausa di 10 minuti, in modo tale da potersi cambiare, poter prendere un po' di fiato per poi prendere, diciamo, posto sul palco. Sì, ricordiamo che la prossima esibizione sarà quella del balletto. Diciamo, vogliamo presentare un po' la trama del balletto scelto quest'anno. Vuoi farlo tu, Umberto? Sì. Vuoi farlo tu? Dai, allora, diciamo, presenta un po'. Non dire troppe cose perché diciamo che sì, dobbiamo solo dire essenziale. Raffaella vuole che questa poi sia una sorpresa. Diciamo, racconta un po' in generale di cosa parla la seconda parte e vediamo un po' e lasciamo poi le sorprese a dopo. Allora, il balletto avrà il tema del Gaieté Parisienne e sarà ambientato in un importante locale francese in cui appunto avremo le varie cameriere durante il loro momento di lavoro e poi vedremo un personaggio molto importante entrare in scena e rubare l'attenzione di alcune di esse, scatenando una guerra fra ragazze gelose. Ecco, diciamo è un'introduzione generale, ma semplice ma efficace, è vero? Sì, esatto. È vero. Comunque prendiamoci anche noi un 10 minuti di pausa per poi riprendere Antonello, per piacere, non mi far distrarre, per poi riprendere, diciamo, con la telecronaca, diciamo, di Radio Contravento del quindicesimo spettacolo di danza della Fitness Dance. A voi un abbraccio. Ci sentiamo dopo. Scalda il cuore saper che ci sei, lo sai, di te pochi godranno oramai. E noi invece la pausa non la facciamo, assolutamente la pausa. Ci avevo provato. No, invece noi siamo qui ad intrattenervi alla voce Simone Mango, Umberto Olivo e Antonello Perciante qui sui microfoni di Radio Controvento, la radio del momento, la radio di Lago Negro, insomma. Volevamo ringraziare Enzo perché prima magari qualcuno non l'ha sentito, dato che abbiamo visto che gli ascolti sono aumentati vertiginosamente dall'inizio di questo quindicesimo spettacolo. Un ringraziamento per averci ospitato ancora una volta qui al suo spettacolo di danza, sia a lui che sua moglie Raffaella Croce. Poi diciamo che è stata durissima fare questa da stamattina diretta 10. Mobile, da questa mattina che siamo piantati qui, sì. È stata veramente veramente dura. Infatti ci manca anche un altro nostro collega che in questo momento sta, il nostro corridore, diciamo, di Lago Negro, che è Matteo Vigiano, un altro speaker che è importante per noi. Comunque, diciamo, ritornando allo spettacolo, spero che la gente che è in ascolto possa, diciamo, essere, diciamo, soddisfatta. Noi ce l'abbiamo messa tutta, la qualità video non è delle migliori, però diciamo che abbiamo cercato di fare il possibile per farvi seguire i vostri nipotini, i vostri amici, i vostri figli, Vabbè, un po' di tutto. Non penso che i loro figli li possano seguire dalla radio, penso che i genitori siano tutti qua. Sicuramente, però magari qualche genitore ha la febbre a casa sul divano con la smart TV o col tablet o con il cellulare. Facciamo un saluto che forse ci stanno riprendendo. Ecco, poi ci stanno riprendendo, voi giustamente vedete il palco adesso, non vedete noi, però vi assicuriamo che qui c'è una marea di gente. C'è tanta gente chi fa le foto anche a noi. Siamo diventati tutto ad un tratto chi VIP. Chi va in bagno, chi torna dal bagno, chi si chiude, chi non si e chiude. E a proposito di VIP, come abbiamo detto prima, abbiamo di nuovo rivisto il grandissimo, la voce più bella d'Italia, il grandissimo Pino Mango qui tra noi. Va detto, ce l'abbiamo noi, è di Lago Negro.
come fanno tanti artisti lucani, però sì, non VIP, diciamo, artisti, dove sei? No, magari di Potenza, lui lo dice sempre: io sono di Lago Negro. In Lago Negro c'è una casa bianca. C'è una casa bianca, ecco, dedicata anche a uno dei più grandi successi del nostro. La Mona Lisa, infatti, no, diciamo che ha dato davvero un grande valore al nostro territorio. Come pensi? Anche perché porti lo stesso cognome, non c'è la parentela. No, non c'è, guarda, non mi riguarda. No, sto scherzando. Comunque, diciamo, sono fiero, diciamo, è un cognome pesante. Beh, però credo, non parliamo di questo, parliamo di questa quindicesima. Volevo vedere se eri in grado di tagliare in maniera elegante. Ma queste sono cose, diciamo, è un altro genere, diciamo, di spettacoli. Noi stasera siamo qui invitati da Enzo Ghizzoni e Raffaella Croce per parlare del loro spettacolo, del loro saggio di danza, che io voglio ancora una volta ringraziare perché è una cosa spettacolare. I bambini mi hanno proprio lasciato di stucco, come si vuol dire, a bocca aperta. Sono stati bravissimi, dai, la verità, ancora una volta la professionalità della maestra Croce colpisce ancora, mizzica, ma si vede che c'è la mano di Raffaella. Comunque, infatti, si vede l'impegno di un anno e devo dire che sono stati tutti bravi. Però posso dire un nome che a me, c'è una ballerina che a me piace tanto, ma è per il modo di ballare mi piace tanto. Posso dirlo il suo nome? Sì, voglio fare un complimento, non voglio discriminare gli altri ballerini che hai una preferenza, diciamo che hai una preferenza. Per l'amor di Dio, sono tutti bravi. A me piace moltissimo, come l'anno scorso, come tanti anni fa, Roberta Lauletta, che è una mia compagna di classe. Diciamo che è quella che preferisco di più. È lei. Ma dici la verità, hai un debole per questa persona? Non ho un debole, è solo stima. No, è stima. Io sono andato a scuola con lei e non sapevo che non so se quando al Gialle in quel periodo andava già a scuola di danza. Come gentile. Ringrazio e saluta l'ex compagna di classe. Pensate un po', amici a casa. Il papà è il dottore, diciamo, ho lavorato insieme a lui. Dai, sto scherzando. Ancora una volta, la voce che avete appena ascoltato è quella del grandissimo speaker di Radio Controvento, Simone Mango. Però sono triste stasera, non sai perché? Mi manca il mio compagno. Matteo. Cogliamo l'occasione per salutare Matteo, che sicuramente ci starà seguendo, non si sa da quale parte d'Italia. Seguendo, e cogliamo l'occasione, anche perché ancora non l'abbiamo fatto, di salutare tutti quelli che sono collegati, che stanno chattando con Radio Controvento, che stanno seguendo. Possiamo ricordare che possiamo chattare alla sì, radio? C'è sì, da spostare, ecco. Addirittura soliti problemi tecnici. E poi volevamo ricordare un'altra cosa, no? Che Radio Controvento aspettate che un attimo, c'è una macchina da spostare. Vabbè, ma loro anche a casa sentono solo noi. Se hanno una noi. Macchina da spostare, una figlia, ecco, andate sotto casa e spostate la macchina. E poi ci tenevamo a ricordare, giusto, il palinsesto di Radio Controvento, perché pur essendo web ha comunque dei suoi programmi. Ci teniamo a dire che H24, ragazzi, c'è musica, ci sono i video musicali anche dal 1970. Quindi, cioè, quando avete mi sta girando un po' la testa, chissà perché, troppe donne, giusto. Comunque, vi ricordiamo il palinsesto di radiocontrovento.com, lunedì alle 21:30. Lunedì alle 21:30 c'è la giungla. La giungla, che è un programma euforico. Prossime settimane riprenderanno, certo, diciamo. lunedì ci sarà la giungla, quindi mi raccomando, collegatevi su www.radiocontrovento.com e potrete seguire dai nostri studi i più bei scherzi telefonici del momento, condotto da Antonello Perciante, Biagio Perciante e Paolo Ascola, DJ Ascola. Poi invece Paolo De Franco, stiamo scherzando. Vi invitiamo il mercoledì alle ore 21:30 a seguire WhatsApp in Controvento, sempre con un ospite, insomma, con DJ Ciccio, programma d'attualità che tratta le varie forme d'arte. È vero. Giovedì invece il programma più seguito della settimana, grandissimo programma Hitmania Dance Lago Negro 2013 con i bagnini più splendidi di Baywatch Lago Negro Beach. Splendidi, ma in che senso? Fisicamente, mentalmente, musicalmente, artisticamente parlando, penalmente, attribuiamo tutti gli accettivi possibili e immaginabili a questi due speaker. Infatti, se vedete la foto, Matteo, diciamo, risulta, diciamo,
una, diciamo, una fotocopia di Rocco Siffredi. Sì, beh, grandissimo atleta. Andiamo avanti invece. Il venerdì potrete seguire il co-conduttore di questo saggio, ovvero Enzo Ghizzoni, il marito di Raffaella Croce, il bodybuilding, no, il body, come si dice, l'istruttore, dai, l'istruttore della palestra Fitness and Dance, col programma The Dreamers, i sognatori. I sognatori, grandissima puntata. Invece il sabato pomeriggio dalle 15:30 alle 16:30 potete seguire me e Diana Schettini insieme a Rosa Caponigro condurre il programma After School del sabato. Un programma da non seguire. Un programma da non seguire. Fratelli e sorelle. Un programma che vi si. Programma da seguire più ogni altra differenza di Hitmania. Stavi scherzando. Va bene. Allora, ancora un saluto a quelli che stanno scrivendo in chat. Speriamo che stanno seguendo questo spettacolo. Se volete fare un saluto a qualcuno, lo chiamiamo qui. Anzi, se volete salutare qualcuno, qualcuno che è qui, scrivete in chat il nome e cognome della persona. E lo andiamo a prendere, come si vuol dire, di cravatino. E noi ve lo portiamo qui. Se c'è qualcuno interessato, o magari volete fargli arrivare i saluti, sì, qualche vero, ballerino, qualche artista, scrivetelo in chat, così noi andremo a pescarlo. Magari gli faremo avere sicuramente un CD di Radio Controvento. No, i vostri saluti. Che ne so, per dire, saluto un CD, Simone Mango. Un CD in omaggio. Saluto Simone Mango che ballava col tutù. E noi andiamo da Simone Mango e diciamo: Simone, ti saluta. Oppure, se volete una serenata ad Antonello Perciante, chiamate Antonello Perciante. Sì, facciamo tutto. Serenate, una serenata solo Blink 182. Comunque, ragazzi, qui si continua alla grande. Lo stadio è colmo, pieno di gente. La testa è davvero pieno, mi sta girando pieno, la testa, pieno, quindi pieno. Vi lascio immaginare se mi gira la testa. Sì, purtroppo il cameraman è andato un attimo in ferie, il cameraman. Quindi non possiamo, magari fra qualche minuto vi faremo avere un'inquadratura degli spalti. Adesso provvederemo subito. Intanto vi lasciamo all'ascolto delle due voci più calde delle Hawaii. Antonello, te gira la testa. Simone Mango e Umberto Olivo. Ecco, abbiamo appena assistito a un fuori onda. È un furione. Ecco, siamo ritornati. Umberto, siamo ritornati. Lasciamo il palco alle due presentatrici. Adesso siamo pronti per presentare la seconda parte di questo spettacolo, parte che è sicuramente più scenografica da eseguire. Voi immaginate che queste stesse coreografie vengono proposte da ballerini professionisti nei migliori teatri del mondo. Alla base di tutto questo c'è un duro lavoro da parte dei ragazzi che svolgono appunto durante tutto l'anno ed ora cercano di trasferirvi con passione ed amore. Il balletto che vi presentiamo questa sera è il Gaieté Parisienne, le musiche sono di Jacques Offenbach e le coreografie sono state tutte ideate dalla maestra Raffaella Croce. L'azione si svolge presso il Caffè Tortoni, un ritrovo parigino alla moda durante il Secondo Impero. Camerieri e ragazze sono affaccendati a sistemare tavoli e sedie per l'imminente serata, mentre una graziosa fioraia ed un'attraente venditrice di guanti sistemano la loro mercanzia. Entra un ricco barone e immediatamente rivolge la sua attenzione alle due giovani venditrici, ma un gruppo di ragazze del locale riesce a distoglierlo dalle due bellezze. Il barone decide di flirtare con le due giovani così da creare tra di loro una rivalità. La gelosia prende il sopravvento e gli animi cominciano ad accendersi. Il duca riesce a ristabilire la calma e così ritorna il buon umore, grazie al divertissement che corona la serata con tutte le ragazze che cantano e ballano per il barone. Interpreti: Guantaia, Roberta Lauletta. Fioraia, Francesca Scotellaro. Barone, Federico D'Elia. Corpo di ballo, tutti gli allievi dei corsi regolari. Accoglieteli ora con un grande applauso e buona visione. Ci hanno presentato le due presentatrici, ci hanno presentato la seconda parte, vero Umberto? Sì, esatto, la seconda parte che sarà sicuramente la più impegnativa in quanto vede mischiare danza alla recitazione. Ok, vi lasciamo diciamo alla seconda parte, buona visione e buon ascolto. Thank you.
davvero molto ben eseguito questo balletto. Devo dire che la scenografia, la coreografia, insomma tutto quello che compone questa parte dello spettacolo sta riuscendo davvero molto bene. Sta per esserci l'andata del barone, lo possiamo capire dalla presenza di sole due ballerine sul palco.
Ora, quando pare si è conclusa la prima parte del balletto e ora staremo per vedere la seconda parte di esso, ossia quella in cui a ballare sono le più piccole del corso, le bambine.
siamo. Allora, che bella. Umberto, sì, siamo on air. Sì, stiamo assistendo a una performance davvero meravigliosa. Le ballerine sono stupende, come ho già detto, coreografia e scenografia si sposano tra di loro perché combaciano perfettamente. Ci stanno offrendo uno spettacolo davvero degno di nota.
Ok, facciamo un grossimo applauso, sì. Un grande applauso a questi magnifici ballerini e ballerine. Sì. E possiamo dire che sono stati davvero magnifici. Diciamo che le musiche sono spettacolari, sono musiche, diciamo, tradizionali, che conosciute, conosciuto comunque. Che però colgono sempre il segno, soprattutto c'è da dire che nonostante questa sia la parte più difficile dello spettacolo, perché unisce varie arti, la recitazione, il ballo, riesce comunque a dare ottimi effetti. Ora sembra esserci una nuova parte di questo balletto. Ecco qua, ritorniamo di nuovo on air. A voi un prossimo ballo, diciamo, speriamo di facciamo riprendiamo di nuovo con il ballo. Forse adesso questo è il momento dei saluti, ecco, infatti sì. Ecco, infatti stanno salutando chi come noi ha seguito. Diciamo anche i costumi sono bellissimi comunque. Scenografia, tutto. Sì, tutto è stato studiato alla perfezione. Anche, diciamo, facciamo i complimenti alle truccatrici. Ecco qui, salutiamo il ballerino. Sì, l'unico ragazzo della situazione. Adesso che accompagna tutte le sue donzelle sul Beato fra le donne. Beato fra le donne, è vero Umberto? Chissà se è beato o maledetto, però. Chissà se un giorno avremo anche noi questa possibilità di stare come lui, beato tra le donne. Speriamo. Comunque, diciamo, guarda, uno spettacolo stupendo fino a questo momento. Sono stati davvero, davvero molto bravi. Sono stati bravissimi a dir poco. Non ci sono parole per esprimere, diciamo, la bravura di Raffaella, diciamo, nell'organizzare tutto questo, anche questo secondo spettacolo, sì. Che è veramente, veramente, veramente bello. E anche dei suoi allievi nell'apprendere. Ma guarda che i bambini sono qualcosa di eccezionale. Sono qualcosa di eccezionale, anche prima l'ho detto che eccolo qua, torniamo di nuovo con le due presentatrici. Sì, Umberto, lasciamo allora la parola. Spero che lo spettacolo vi sia piaciuto, ma prima di lasciarvi per una pausa di 10 minuti sono d'obbligo altri ringraziamenti. Sono d'obbligo i ringraziamenti anche a chi ogni anno aiuta Enzo nell'allestimento del palco ed altri piccoli interventi, alla ditta Alianza per la sistemazione dei fondali e del sipario, ma soprattutto tutti i ragazzi del backstage: Egidio Lofrano, Vincenzo Megale, Egidio Viola, Anna Maria Ielpo e Rosa Del Vecchio. Ora vi lasciamo ad altri 10 minuti di pausa per poi ritrovarci con la terza parte, con un piccolo momento di fitness e kickboxing. A dopo. Ok. Ok, hanno annunciato, diciamo, il prossimo spettacolo che faranno. Quindi ci sarà, diciamo. Diciamo Enzo Ghizzoni, se non mi sbaglio, si dovrà esibire. Umberto, se non mi sbaglio, hanno detto così, ho capito bene? Sì, si esibiranno alcuni atleti della palestra, alcuni per mostrare lo Zumba, altri per Zumba. Altri per mostrare una vera e propria incontro kickboxing. Sarà uno spettacolo bellissimo. Sì. Che ne dici, Umberto? Sì, perché in questo modo un po' tutti riusciranno a mostrare quello che fanno in palestra e a far capire che a che livelli sia importante. Ma infatti ma anche, diciamo, l'ambiente, diciamo, il clima rende piacevole questa serata. Non fa tanto caldo, non fa neanche tanto freddo, si sta bene, si vive, diciamo, una bellissima serata. Infatti. Abbiamo avuto una giornata non molto positiva dal punto di vista del tempo, ma sì, è stato difficile stamattina, diciamo, un po' montare è stata dura, però abbiamo lottato abbastanza questa mattina. È stato veramente, però è stato emozionante, dai, non ci possiamo lamentare. Sì, infatti. Comunque, aspettando il prossimo, vorremmo Antonello, vuoi dire qualcosa tu no, Umberto, non mi dire. Vorresti dire tu qualcosa su questa splendida performance allora devo dire, ho già detto più volte che si tratta, il balletto è una tipologia di danza molto complessa. È vero. Perché unisce più cose. Le ragazze non devono solo saper ballare, ma anche sapersi amalgamare bene con la scenografia. È vero, bravo Umberto. Recitare, saper dimostrare di
mi sta girando la testa. Una certa presenza scenica. È vero, ragazzi, questa sera è veramente uno spettacolo osservare tutti questi ragazzi, queste ragazze che ballano in questa maniera, dai, sono cose che veramente, veramente belle. In questo momento stanno passando moltissime bambine davanti a noi, Umberto, è vero? Sì, sì, esattamente. Per quanta gente c'è non si riesce neanche non a passare. Infatti, le notti nemmeno per quanta. Per male che non per il clima si sta bene, è vero Antonello? Antonello, puoi confermare per il clima? Sì, Antonello. Ha un problema, diciamo, di microfono. Umberto, se vuoi passare il microfono ad Antonello, sì, che esprima anche la sua opinione su questa serata fino a questo momento. Ma se qui si sta morendo dal freddo, si gela. Ma come si gela? Si gela. Preferivo l'anno scorso, allora, quando faceva preferivo caldo. L'anno scorso come clima, come ambiente, ma preferisco quest'anno però per quanto riguarda lo spettacolo, no? Perché Mi stanno dando un po' fastidio i bambini che possono. Sì, dovete capire voi che siete a casa, che purtroppo non potete vedere, o per fortuna non potete vedere quello che sta succedendo adesso, no? Noi abbiamo una postazione proprio al dov'è la postazione audio, insomma, del mixer, e ci passano davanti centinaia di persone e siamo a rischio. È vero. Caduta tavolo, praticamente. Caduta bancone. Fra poco vedranno i bambini. Infatti, comunque, vabbè. Allora, facciamo un altro saluto a chi ci sta seguendo da tutta Italia. Seguiamo, ecco, abbiamo appena salutato un altro grandissimo musicista, Carlo De Bel, chitarrista di Mango. Vi ricordiamo che questo è radiocontrovento.com, potete seguire le repliche, le nostre dirette. Vi ricordiamo che siamo in diretta in tempo reale. È vero. Un saluto a chi ci segue da Roma, perché ce l'hanno detto oggi pomeriggio. Sì, volevo salutare una persona, non so se posso farlo, la sorella del nostro assessore da Grosa. Posso dire un mannaggino ogni volta che passa una persona qui? No, non lo puoi dire. Ragazzi, dovete capire che siamo davvero stanchi. È davvero difficile sostenere questa iniziativa, e per questo ringraziamo anche il direttore Antonio Larino, che ci ha permesso di creare questa video radio web. Un applauso ad Antonio Larino. Facciamo un applauso ad Antonio, il nostro direttore, che ancora oggi investe, ed è solo grazie a lui che, diciamo, in questo momento sta guardando una mia collega, che la saluto affettuosamente, che mi sta proprio di fronte. Ecco, non posso dire il nome per privacy. Qui ci sono scambi di saluti. Vabbè, ma ve l'ho detto che c'è molta gente stasera. Peccato quindi che non possiate vederci, altrimenti. Vabbè, ma l'anno prossimo provvederemo anche con la miscelazione. Metteremo una telecamera fissa su di noi. Sì, assolutamente sì. Provvederemo con varie videocamere. Cercheremo di trasmettere tutto in bella ragazza. Sì, sicuramente. Potete dirmi che ho ragione. Ma tu hai sempre ragione, Antonio. Tu mi dai ragione che stasera ci sta girando la testa. Comunque ci hanno chiesto prima in chat: ma dov'è che state trasmettendo? Stiamo trasmettendo da dove, Simone? Dal Palasport di Lago Negro. L'ho detto prima. Ce l'hanno chiesto però. C'è qualcuno magari si è collegato in questo momento? No, siamo al Palasport di Lago Negro. State seguendo la diretta in tempo reale, perché altrimenti non si chiamerebbe diretta. E potrete seguire la replica su Ustream, ma oppure potrete trovare l'intera replica. l'intera replica sulla bacheca di Facebook di Radio Controvento Lago Negro. Sarà condivisa, quindi potrete vederla e rivederla quante volte vorrete. Ricordiamo che Radio Controvento tra poco passerà in FM. Dovremmo andare anche in FM, però questo ancora non abbiamo la data precisa. Ecco, fra poco scapperà un managgino, perché stava per cadere il microfono. Ragazzi, voi mannaggino. Non potete capire quello che sta succedendo qui, dove scapperà abbiamo noi la postazione. Io sarei tentato di andare sopra a girare la telecamera verso la nostra regia, ma ci vogliono almeno 5 minuti. Anche di più, perché dovremmo. Va bene, possiamo aspettare un altro po' con Antonello prima di andare? Prima di andare dove? Di aggiustare la telecamera. Sicuramente, sì. E salutiamo anche il fotografo ufficiale del saggio, Enzo Lardo. Lo salutiamo. Enzo, vieni qua. Dagli il microfono. Un attimino che vi faccio salutare da Enzo Lardo. Un attimino che ve lo passo subito. Vi passiamo il nostro fotografo di fiducia. Non ho capito. Allora, Enzo, aspetta un attimo, lo accuffiamo.
Enzo, ti salutano gli spettatori. Un saluto a tutti quanti, allora. Enzo, come è stata questa nuova, cioè non nuova esperienza, perché lo fai da tanto tempo. No, comunque lo spettacolo di Raffaella è sempre ad alti livelli. Ma è la tua 15ª edizione? No, sono più giovane, sarà la 4ª, 5ª edizione. E com'è stata quest'ultima edizione? Dai, Enzo. Ma mi riesce difficile paragonarlo, però è sempre una sorpresa, è sempre bello. Mi piace molto lo spettacolo di Raffaella, sempre ritmo, ha gusto, insomma, voglio dire, funziona, è bello. È bello ed è anche quello che pensano a casa, quindi mi fa piacere. Ciao Enzo, grazie grazie mille. A voi, ciao, ciao. Questo era il fotografo di fiducia dello spettacolo, del saggio della Fitness and Dance di Lago Negro, di Enzo Ghizzoni e Raffaella. Non perdiamo l'usanza, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, croce. Ecco, questo è un nostro modo di scherzare, è un detto, ecco. Il nostro motto su Raffaella Croce. Va bene, allora io vado a fare un po' di riprese con la telecamera, vi rilascio ad Umberto Olivo, ragazzi, ci sentiamo fra poco. Io vado a fare un po' di riprese, diciamo. Va bene, vi lascio anche io a Umberto Olivo. Giustamente, Umberto, mi lascio in solitudine. Potresti cantare La solitudine di Dino? No, non la voce adatta. Va bene, no, rimango io, però devo far passare ad Antonello, scusate un attimo, mi assento. Sì, ora stiamo aspettando che appunto riprenda lo spettacolo con la messa in onda della parte fatta da puro fitness, da pura ginnastica, quindi allo zumba, dal kickboxing, da arte ed altre arti simili. E accendi 5, 6, 7, 8, e fa solo così. Sì. Dunque ora stiamo aspettando. Notiamo che il nostro direttore Antonio Laino si sta avvicinando al nostro stand, probabilmente potrete godere anche della sua conduzione. Però ora notiamo che sul palco vi sono le due nuove presentatrici, dunque possiamo mandare loro in onda. Allora per favore, si sta per iniziare. Ok, ciao a tutti, buon ascolto. Anche un piccolo momento in cui spinning, zumba e kickboxing si fondono in ritmi unici. Si alterneranno sul palco gli spinner che pedaleranno a ritmo di musica insieme alle ballerine di zumba e agli atleti di kickboxing. È bello quando la musica riesce ad unire varie discipline. Proprio questo è il bello dello spinning. Ogni musica è pedalabile, ogni brano ha un suo effetto allenante. E poi è un incentivo in più pensare che in ogni lezione si bruciano dalle 500 alle 700 calorie. È vero. Invece zumba è stata la novità di quest'anno nella Fitness and Dance. È un'attività divertentissima dove le ragazze a fine lezione, oltre ad essere sudatissime, escono sempre allegre e rilassate. Infine la kickboxing. È dal 1998 che fa parte delle discipline svolte in palestra e con il maestro Semeraro negli ultimi anni sono arrivate anche grandi risultati in gare a livello nazionale. Si esibiranno per lo spinning Antonia Laggia, Mariano Alfano, Franco Grisolia, Raffaele Mango, Domenico Papaleo, Francesco Scotellaro. Le ballerine di zumba sono Maria Giovanna Aldinio, Maria Vittoria Longo, Chiara Oliva, Silvia Brigante e Brunilde Brigante. Gli atleti di kick sono Nicola Belardi, Teresa Calcagno, Stefania Carlomagno, Nicola Diotaiuti, Daniele Luglio. Buon divertimento. Okay.